Benvenuti a Un Natale da favola, a cura dell'associazione Le Mamme di Pomezia. Oggi leggeremo l'incantesimo della vigilia. Buon ascolto, ma soprattutto buon divertimento. Shh! Silenzio! E passami il sangue di pipistrello. Oddio, non lo trovo. Ah, eccolo! Che schifo! È profumato! Deve essere andata male! Passami anche gli occhi di gatto! E se non ti sbrighi, Grugno, prenderò i tuoi! Eccoli, eccoli! Ma perché tanta fretta? Grugno, io sono la malefica strega del mondo di lì e sono attesa alla festa della luna storta che le mie perfide nemiche streghe festeggiano d'inverno per celebrare la natura che muore. Dimenticavo, tu dovrai fare quel sortileggio. Zitto! Ora lasciami recitare la formula magica. Magica magia, magica magia, senza passare dalla porta, portaci alla festa della luna storta! Ma dove siamo finiti? Che nervoso! Ma che posto è questo? Sembra di essere al Polo Nord. Polo Nord? Esatto! Benvenuti in Lapponia. Più precisamente a Corvatunturi. Io sono Cannella, l'elfo responsabile dell'organizzazione del Natale. Cosa hai usato dire? Andale, andale! Manca poco a mezzanotte, è la vigilia di Natale. Non potete stare con le mani in mano senza far niente. Ehi, ridicolo puffo! Come osi rivolgerti a me in questo modo? E poi, che cos'è questo Natale? Salve, noi siamo nuovi e siamo arrivati per assistere alla festa. E di come l'ha chiamata? Natale! Grugno! Non ti ho dato il permesso di simpatizzare con questa strana creatura! Ma che burloni che siete! Ho capito! Voi siete i nuovi tuttofare. Venite, vi mostro i laboratori, così potete cominciare subito ad aiutare. Aiutare? Oddio, che brutta parola! Mi viene l'orticaria! Sai, è allergica alle parole gentili. Forza, forza! Che Babbo Natale ha bisogno di elfi operosi, di elfi ingegneri, falegnami, calzolai, meccanici, pittori, tessitori, tipografi... Basta! Ho capito! Questo Babbo Natale è il capo? Tu devi essere addetta ai libri comici e crei proprio una bella atmosfera di divertimento. Divertimento? Oddio, che brutta parola! Ancora l'orticaria! È allergica alle parole gentili! Forza, Grugno! Tira fuori la pozione per andar via di qui! Allora, questa è per trasformare un principe in rospo. Oddio, e questa è per avvelenare le mele! Presto! Fai fretta! Tutta questa decenza mi sta uccidendo! Ecco qui la ricetta che cercavi. È la ricetta dell'essenza del Natale. Amore, famiglia, generosità, donare. Ma cosa dice costui? Io odio la felicità. Poverina. Madame, la felicità è una cosa semplice da trovare, solo che molti non sanno dove cercare. Il Natale ci dà l'occasione di donare, rallegrare e gioire. Noi lavoriamo tutto l'anno per realizzare i regali che Babbo Natale consegnerà ai bambini di tutto il mondo. E consultiamo dei grossi libri di regali per sapere a chi sono destinati i vari doni. E Babbo Natale non dimentica mai nessuno. E quando la slitta si alza in cielo, trainata dalle renne, Babbo Natale visita tante città. I paesaggi e le case degli uomini cambiano nelle varie nazioni e le tradizioni sono diverse, ma i bambini sono uguali in tutto il mondo. Fanny, ma ci pensi? Le case da visitare sono infinite! Come farà Babbo Natale a visitarle tutte?
A questa domanda non sanno rispondere neanche gli elfi più vecchi e saggi di Corvatunturi. Lui non ce l'ha mai spiegato. Questo è il grande segreto del Natale, dice, e sorride sotto i baffi. Fanny, devo confessarti una cosa. È colpa mia se ti trovi qui, nel regno del Natale. Sai, il sangue di pipistrello era ketchup. Gli occhi di gatto erano nocciole. Ma se vuoi tornare indietro, ti presto un mio occhio, tanto ne ho due. Saresti pronto a sacrificarti per me? Oh, sono commossa. Quanto amore che c'hai nell'aria, mio buon amico. Hai detto amore e amico per giunta nella stessa frase. Ma che incantesimo è? Ma non è un incantesimo, è il potere del Natale. Il potere dell'amore che non ti fa sentire mai solo. Ricordate, bambini, che il Natale muove una bacchetta magica sul mondo. E anche quest'anno potremo vivere l'incantesimo del Natale utilizzando Skype, riscoprendo le lettere e le telefonate. Sì, ma ora dobbiamo proprio metterci al lavoro. Sì, pronta ad aiutare, perché anche quest'anno, durante la vigilia di Natale, risuonino le risate dei bambini. Auguri! Auguri! Auguri!